Ma che hai nel cervello? Non credi che prima di far fuori il miglior dottore dell'ospedale avresti dovuto discuterne con il tuo capo? Io non l'ho fatto fuori, c'è un patto. Pensi che lo accetterà? Certo, se no... Da quanto conosci House? Credi che all'improvviso possa diventare ragionevole? L'accordo è fatto, concluso. Puoi continuare a rimproverarmi o aiutarmi ad evitare un altro disastro. No, ormai è stato già compiuto il disastro. Non accetterà mai l'accordo e andrà a finire in prigione, perché è un bambino, è troppo testardo. Quando un bambino fa i capricci, che si fa? Gli si toglie quello che gli piace di più. Ah, non gli possiamo togliere il Vicodin. Non solo perché starà male, perché andrà in astinenza. E gli diremo che se vuole riavere le pillole deve accettare l'accordo. Non riuscirà a muovere un dito. È quello lo scopo. Glielo spieghi tu ai suoi pazienti. Beh, abbiamo un'alternativa.